aspettato, l'hai cercato, l'hai voluto, e anche se puoi dirci anche cosa ti diceva il mister nel primo tempo, che ti chiamava vicino, ti dava indicazioni, ti parlava continuamente. Sì, è passato tanto tempo. Dal mio ultimo gol l'ho cercato tantissimo, perché serviva sia la squadra, perché poi dimentichiamoci che lavoriamo per la squadra, a volte magari si cerca anche, ci si avvicina magari anche meno alla porta, ma perché c'è bisogno di qualcos'altro. Però il gol è chiaro che è liberatorio, perché tanto tempo non lo aspettavo. E ho passato un anno al di là della promozione, che è stata una gioia indescrivibile, mi ha dato una gran mano, ma poi ho passato un anno comunque non facilissimo. E per questo devo ringraziare mia moglie, perché è stata vicino. E finalmente sono riuscito a dedicare il gol a mia figlia, perché a un certo punto ho pensato che toccasse arrivare ai 18 anni, invece ce l'ho fatta. E sicuramente questo gol è dedicato a loro, a mia moglie Paola e mia figlia Grace. E sono contento perché è arrivato in un momento delicato, in un momento dove anche a livello personale dovevo fare qualcosa in più, dove la squadra aveva bisogno di qualcosa in più, e oggi è arrivato con i 3 punti fondamentali per continuare, per dare continuità a quello che stiamo facendo. Lo stiamo facendo bene e adesso ci sta premiando, quindi sono molto contento. Fabrizio? Sì, un gol da 3 punti, appunto stavi dicendo. Che cosa può darvi in più dal punto di vista della forza mentale, diciamo così, una vittoria come quella che è arrivata oggi? Ma tutte le vittorie, è chiaro che ti fanno lavorare meglio, ti fanno lavorare con più serenità. Abbiamo la fortuna anche di avere un allenatore che ci tiene sempre sul pezzo. E perché così? È tosto, ma è giusto che sia così. Infatti il gol l'ha fatto quando era di là. No, è giusto, perché poi bisogna ascoltare l'allenatore, ascoltare anche i compagni, a volte consigli e tutto, bisogna accettare le critiche, perché vanno accettate, vanno metabolizzate e vanno poi trasformate in campo, perché poi alla fine è il rettangolo verde che è il giudice di tutto. Quanto è passato dall'ultimo gol? È passato parecchio, contando che poi sono dovuto star fermo quei 6 mesi. E l'anno scorso non ho segnato, quindi è passato il primo gol ad Alessandri. Esatto. Altre domande? Ma fai il fatto Crotone? Sì. Vai pure. Io volevo chiedere a Mattia quanto è importante per un allenatore che ti conosce così bene, sa i tuoi momenti nell'arco della stagione, quindi sa quando spronarti, sa quando caricarti. Voi che vi conoscete bene, com'è il vostro rapporto e quanto ti aiuta lui anche da questo punto? No, il mister mi conosce meglio di mia madre, nel senso che sa quando mi deve punzecchiare. Io sono un ragazzo che mi conosce bene, sa che anche in quei momenti lì cerco di prendere quello che mi vuole dire, anche se a volte non è bello sentirselo dire, o il modo è anche rude, ma io sono fatto così, lui mi conosce, quindi bisogna essere bravi a metabolizzare queste cose e trasformarle poi in energia positiva, perché il fine è quello. Ma questo, ma come tanti altri consigli, quindi no, ho un rapporto bellissimo con il mister, io ho un'enorme fiducia in lui e nulla, ogni tanto prenderò qualche parolaccia, però fa parte. Senti, raccontati il gol, come l'hai vissuto. No, è da esterno è importante lavorare uno contro uno, visto che c'era la possibilità, dopo aver toccato palla su Riccardo, di potermi inserire, è un po' anche la mia qualità, quindi mi sono inserito 2000 all'ora, bravo Corazza a prolungarmela. Poi quando ho visto che veniva troppo forte il terzino loro, io ho sterzato, sono riuscito a posizionarmela bene col mancino e da lì ho voluto calciargliela alta, perché pensavo che lui si aspettasse un tiro forte basso, e infatti è andata così e sono riuscito a calciargliela sotto la traversa, quindi è andata bene. Luca.
Mattia, per te queste due partite consecutive comunque in cui rispetto alle settimane precedenti hai fatto anche della panchina, il mister non ha mancato di dire che comunque si aspettava tanto da te, sono un segnale anche di un po' di ripartenza della tua stagione, hai maturato maggiore consapevolezza per il punto di vista personale? Sì, fa parte anche del momento, nel senso che ci sono vari momenti durante la stagione e probabilmente in quel momento lì io non sono riuscito a reagire magari alla situazione. Credo che poi alla fine delle finite il lavoro paghi sempre, quindi testa bassa, ho lavorato e adesso probabilmente sto raccogliendo anche io il frutto del lavoro. Le partite sono tante, ma è un processo lungo. Da parte mia avrò il mio massimo impegno per cercare di poter far sempre, comunque, di essere sempre protagonista e aiutare la mia squadra al nostro obiettivo. Questo lo posso assicurare al 100%. Adesso sono in un momento sicuramente di fiducia, sono riuscito un po' a ribaltare la mia situazione perché, insomma, ripeto, fa parte a volte dei momenti, bisogna essere bravi a cercare di lavorare bene, di fare un po' come i cavalli, di essere un po' così e cercare a volte di sterzare. A parte così, fortunatamente percepisco la fiducia dei compagni, mi trovo benissimo e poi quando sei in campo la fiducia del compagno, quando ce l'hai, hai già fatto il... Ma credo che siamo una squadra che abbiamo dimostrato di essere un bel gruppo. Questo aiuta tanto, poi anche nel singolo. Altri interventi? Mattia, quanto è spesa questo procedimento di vittorie? Sono la svolta, secondo te? Possono essere la svolta? A livello... Non è facile, nel senso che il campionato è lungo, ci sono tante squadre e sono tutte ben, ben attrezzate. Un campionato sicuramente diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi 7-8 anni, credo. Quindi non è facile. Quello da parte nostra è che noi sappiamo bene qual è il nostro obiettivo, sappiamo bene quello che dobbiamo fare per poter fare risultati. E dobbiamo, secondo me, concentrarsi su quello, perché se entriamo in campo con questa cattiveria, con questa ferocia su ogni duello e con qualità, perché abbiamo dimostrato di avere qualità, e sicuramente venderemo cara la pelle.